Eccoci qua, vi dicevo, una pagina interessante, studio e informazione, come sempre, non sapete che questo è il soggiorno mio personale, ma anche quello di Canale 8, non il salotto, ci teniamo tanto a questa differenza che per noi diventa fondamentale, perché insomma ce lo gestiamo proprio come tra puri amici, e chi arriva entra, insomma, anche se con qualche minuto, magari piccolissimo ritardo, ma qui le cose sono come ben sappiamo. Ritrovo con grande piacere un sacco di amici, Carlo Morelli. Eccoci. Maestro, come va la vita? Dica bene. Non bene, ultimamente. Ottimamente. Il nostro dottor Marco Nicelli, amministratore delegato del Vulcano. Buongiorno. Dico del Vulcano, non di Vulcano S.p.A. Detto del Vulcano è anche preoccupante, diciamo, invece no, così. Meglio precisare. Precisiamo e stiamo anche in una situazione molto gradevole perché parliamo di cose importanti che si stanno organizzando. Adesso vi presento due malfattori. Eccoli qua, si vede anche dalle facce, sono terribili. Sono due amici, il presidente dell'associazione Opportunity, che è questo vecchiaccio di Davide Del Rico. Grazie. E di Maria Prisco, organizzatrice di Street contro la Camorra. Street mi fa morire, anche perché voi effettivamente, ragazzi, dal punto di vista fisico mi viene proprio street. Voi siete street diciamo, è vero, sono street. Allora, la prima volta che ho incrociato questo ragazzino qui è stato quasi un decennio fa ormai, era alto uguale, perché era alto così, l'avvocato, perché ormai insomma nel frattempo è diventato pure avvocato, e cosa faceva? Distribuiva biglietti fuori a un ospedale importante, a Cardarelli, fece un'iniziativa contro i parcheggiatori abusivi, che io trovo estremamente umanamente fortissima, perché uno vai in ospedale, già la situazione è quella che stai andando a trovare un congiunto, qualcuno che sta a Cardarelli, ma non è che ti vai a fare una passeggiata simpatica. E allora loro facevano questa dimostrazione anti parcheggiatore abusivo, dando il biglietto, quindi loro di tasca loro, a quelli che arrivavano, quindi impedendo l'attività del parcheggiatore abusivo. E se si salva sto ragazzo deve essere buono, è salvato bene, diciamo, insomma, ha resistito. Sì, davamo il ticket gratis a chi non si parcheggiava al parcheggiatore abusivo, ma con le strisce blu. E diciamo con grande piacere dei parcheggiatori, naturalmente, ma accolti molto bene. Ma l'obiettivo qual era? L'obiettivo era sensibilizzare al tema della legalità, cioè noi pensiamo che l'illegalità non sia mai un'opportunità, nemmeno lavorativa. Bravo. Quindi è molto importante, come dire, che anche i circuiti lavorativi restino nella legalità. Cosa con la quale tu non è che sei d'accordo, ma sei d'accordo da fin troppo tempo. Dalla nascita. Vabbè, allora prima di arrivare ai grandi eventi, sì, abbiamo un'oretta, ne parliamo, vediamo che stanno combinando. Dunque, sì, in realtà, Maria, tu hai niente a che fare con la situazione della sanità? Sì. Questa cosa terribile, insomma. Raccontiamo un po'. Io poi vengo da Ottaviano alla sanità, quindi pensa. Fai un bel giretto. Faccio un bel giro. Allora, parliamo di Opportunity, ripartendo da dove ci eravamo lasciati, no? Da questo insediamento straordinario nel rione più popolare e più bello di Napoli. Sì, noi il 22 dicembre abbiamo inaugurato i beni confiscati. Da quel momento i beni sono diventati un punto di riferimento per le persone della sanità, ma soprattutto per i bambini della sanità. Quindi, come ben sai, perché più volte ho ospitato anche le nostre psicologhe, lì ci sono sportelli gratuiti psicologici, sportelli gratuiti, c'è l'assistenza legale gratuita, l'assistenza medica gratuita, e una cosa bellissima, si fa anche un corso di teatro gratuito. E i bambini sono veramente legati ai nostri volontari. Questa è una delle cose più belle, che diciamo, il riscontro dei bambini è la cosa più bella che abbiamo visto in questo lungo periodo, diciamo. Uno dice, vabbè, questi fanno una volta a settimana, là stanno un po'. No, invece in realtà quella porta è sempre aperta, okay. E questa è la cosa più bella, perché quella porta è diventata veramente la porta delle madri che appunto accompagnano i bambini all'interno dei beni, è diventata la porta dei bambini che ormai bussano da soli, perché è come se fosse la loro seconda casa. E questo era l'obiettivo iniziale. Si legge, si studia, si fa il corso di teatro, si fa la lettura di favole, che è una cosa bellissima. E ci siamo inventati anche quest'altra cosa molto carina, che sono i primi spettacoli teatrali dai balconi. Cioè, poiché siamo in un vicolo molto stretto del Rione Sanità, abbiamo pensato che la ricetta per combattere le camorre, secondo noi, è quello di portare arte, cultura e opportunità. Allora l'idea è stata: facciamo fare spettacoli teatrali dai balconi del bene confiscato,
Per cui in qualche modo invece che le persone andare a teatro, noi portiamo il teatro alle persone. E ci sono le persone che si affacciano dal balcone di fronte o che in quel vicolo stretto non erano mai venuti, che vengono per prendersi il dolce di Poppella che ci dona e poi per vedersi lo spettacolo teatrale. È una cosa molto bella, perché un locale distrutto, devastato, dove c'erano famiglie di immigrati, certo, che a prezzi usuranti pagavano il pizzo per stare lì, oggi invece è diventato un luogo di bellezza. Ed è stato accolto dal quartiere in maniera entusiasta, perché vi ha letteralmente adottate e viceversa. Esatto, quindi è un'adozione reciproca molto molto bella. Vabbè, poi arriviamo pure a Street Street, certo, però insomma come premessa ci stava. In realtà quando loro hanno avuto, mi mandavano queste fotografie, queste, era una specie di luogo bombardato, cioè, devastato totalmente, e da soli, veramente da soli, letteralmente da soli, la si sono andati a fare. Insomma, la forza di quelli, napoletani. Salvatore ci ha dato una grande mano raccontando tutto questo anche allora, l'anno scorso. Minuto per minuto, ci mancherebbe. Noi l'anno scorso... Sono scasso con la cazzola, però per il resto... è meglio un fa guai, perché se non sei capace... Io anche a casa, se mia moglie dice, Salvatore, se l'interruttore... Sono bravo a chiamare quello che è la giusta, ma per il resto no, ma bisogna sapere fare cose, se no è meglio non farle. Tutto guai, se no ne facciamo, non è pigrizia. Gianmarco Nicelli, intanto bentornato a Canale 8, parliamo un po' di queste belle iniziative del Vulcano Buono, che sono numerose e che ci danno grande soddisfazione, perché portano anche il bello, il divertimento, insomma. È inutile dire cosa bolle in pendolo, là bolle parecchio, perché pure se vuoi solo andare a mangiare, voglio mangiare, ma c'è veramente tanto. No, grazie, noi sempre con l'aiuto del maestro Morelli abbiamo avuto questa nuova iniziativa nel nostro piccolo, sempre di supporto ai giovani emergenti del territorio campano, dandogli la possibilità di fare una loro performance che è finalizzata a entrare a far parte della grande squadra di Made in Sud. Quindi Vulcano è stato per una serie di settimane oggetto di queste application, di questi ragazzi, e grazie alla regia e alla conduzione del maestro Morelli, diciamo, hanno dato una performance estremamente interessante. Ovviamente un contest, come oggi si usa fare, no? Fra i ragazzi che hanno abilità artistiche, e che ha portato una prima selezione, nel nostro caso di tre persone, di tre gruppi, che hanno dato prova di grande capacità, e questo gli permetterà di andare avanti nella seconda fase di selezione, che si svolgerà su tutto il territorio nazionale, per poi poter accedere alle fasi finali di questo concorso di Made in Sud, alla ricerca di nuovi talenti che poi ovviamente troveranno la loro consacrazione massima nelle trasmissioni televisive della nuova serie che verrà realizzata nell'anno prossimo. Per la mia curiosità, Carlo, tu fai sempre, diciamo così, ti occupi di poca gente alla volta. Sì. Questa volta quanti ne sono stati? No, Carlo è veramente è travolgente, lui già quando fa un coro, se non so, mille in eventi, insomma. Sì. Quanti ragazzi si sono? Quanti centinaia hanno partecipato alle selezioni, ma soprattutto è stato bello coniugare questa manifestazione a un centro commerciale che si sta dimostrando, essere, vuoi dire, molto attento alla cultura, a una serie di iniziative importantissime, per cui la gente, tu vedi che le famiglie vanno, i ragazzi assistono allo spettacolo, le mamme possono comprare in Santa Pace, i papà sono... Cioè, veramente è un momento in cui le famiglie ritrovano se stesse, non solo attraverso l'acquisto, che è fondamentale, ma poi attraverso lo stare insieme mangiando qualcosa, bevendo anche un bicchiere di birra, un caffè, ascoltando e partecipando ai casting di una trasmissione, che comunque è una trasmissione... Ricreando quello che poi è la trasmissione. Esattamente. Perché una cosa è fare una cosa, andiamo, vediamo, ti metti tu davanti a un signore, un attimo che ti venga ad accogliere, dottore, è arrivato il nostro ulteriore ospite. Che ha insomma un suo perché in questa situazione, adesso vi dirò come mai un posturologo c'entra in questa storia. Intanto il dottor Pacilli è uno che insomma ama parlare di tante cose, però anche come ce la viviamo la vita. Allora, visto che ne sto parlando, lo vengo a prendere. Prego Antonio. Eccoci qua. Buongiorno. E viva un po' di traffico, ma viva chi lo supera. Prego, salve, prego. Salve, buongiorno. Salve, buongiorno. Antonio Pacilli è un posturologo che ci sta insegnando come dire a sederci meglio, camminare meglio, e intanto prenderci anche un po' cura di noi quando è il caso, e a non rinviare
delle stupidatine che poi col passare del tempo diventano gravissime. Certo. Quindi adesso gioca un po' con noi, sta, ci racconta delle cose. Ricordiamo a tutti che poi alle 12.40 c'è uno spazio tutto nostro nel quale parliamo di cose specifiche. Assolutamente. Che solo a leggere. Entriamo proprio nel merito proprio. Vabbè, però insomma adesso ci. Assolutamente, sono qui con voi. Insomma, vedrete che poi alla fine c'entra tutto. Come stai in piedi, come ti siedi, come suoni, come leggi un iPad, come lavori. Si apre un mondo di. Facciamo tanti di quei casini sui quali per fortuna possiamo essere consigliati. Anzi, dopo ti devo chiedere anche un consiglio. Quello è te automatico. C'è una consulenza. È sempre assolutamente. Così. Ogni volta c'è. Ma siamo disponibili assolutamente. La consulenza è immediata. È sempre così. Diciamo che un po' tutti noi ci portiamo a questo. Abbiamo bisogno di tutti. Allora, dicevamo, e poi si crea un ambiente che è un ambiente tecnicamente quello. Cioè una cosa che tu fai, il classico provino, ti presenti davanti a una commissione, certo. Ci sono un certo numero di persone, un po' di certo. Buio davanti. Certo. E per la verità è una cosa, un po' da film, ma relativamente. Un'altra è avere la effettiva possibilità di esibirsi davanti a un pubblico, a una giuria, certo. A una commissione, con un audio fatto bene, cosa che alla quale tu tieni tantissimo. Cioè, in un contesto che è effettivamente una partecipazione allo spettacolo. Assolutamente. Perché uno magari può essere bravissimo davanti alla commissione, poi poche luce, poche bordelle e se squadre. No, ma poi è bello anche sentire l'umore del pubblico, il consenso del pubblico al ragazzo che si esibisce, al grande coro, oppure ai cabarettisti che hanno preso parte al Made in Sud Casting. Insomma, bella. È una bellissima, una grande esperienza che i napoletani e coloro i quali hanno partecipato hanno salutato in maniera molto festosa, anche perché ti ritrovi in un centro commerciale che ha una dimensione veramente molto americana, proprio come concept e come bellezza straordinaria del posto, perché poi ha questa piazza voluta da Renzo Piano che soprattutto nel periodo estivo diventerà poi una grandissima arena, no? Dove si possono fare spettacoli, una serie di cose, all'aperto in un centro commerciale, è l'unico credo in assoluto. E quindi, poi bella accoglienza, arrivi tranquillo, parcheggi finalmente come vuoi, dove vuoi, con calma, ordinatamente, insomma, lo puoi fare. Insomma, c'è una serie di angosce che sono il nostro quotidiano, ti puoi fare una bella sciacciata, detta proprio così, americanamente, te sciacino poco. Se vuoi stare fresco, stai fresco, se ti vuoi fare una passeggiata dopo, c'è veramente per tutto. E, perché volevi la consulenza da Vacino? Allora, perdiamo in chiacchiere, vediamo subito avendo studiato pianoforte da piccolino, da ragazzo, tantissimi anni, ho sviluppato nel corso del tempo, per la postura che si sta allo strumento, una sorta di gibbo del bisonte. Perfetto. Okay? Il gibbo del bisonte ci manca. Famoso gibbo degli autori. Una piccola, come dire. Mi dicono... In realtà è l'ultima vertebra cervicale che in realtà fuoriesce un po', perché l'anteposizione del capo, naturalmente dovuta alla posizione del pianoforte, porta in realtà questa bozzetta antiestetica, ma anche a volte fastidiosa e dolorosa, e che quindi di conseguenza porta poi il paziente a rilassarsi portando la testa ancora più avanti, perché non riesce in realtà a mettere, trova difficoltà a portarla indietro. E quindi di conseguenza. Gianmarco, questo signore fa una vita d'inferno. Perché lui istintivamente, quando vede uno, dice: eccolo là, quello fa questo, e ti disegna tutta una serie di. Che tu per tu una serie di patologie ci sono. Come esistono anche delle patologie della mano, naturalmente, no? Così come della colonna, perché vedo quella sediolina e quella postura particolare, per cui c'è proprio la postura del soggetto di Fabiano Forte. Vedi. E quindi tutta una serie di patologie. E come lo schicchiamo questo qua? Come lo schicchiamo? lo educhiamo a quella che è la postura ideale, non solo quando fa l'attività lavorativa o lobby, quindi quello del suonare, ma in realtà quando si pone nello spazio a 360 gradi, quindi da quando sta seduto appunto sulla poltrona come adesso a quando sta al lavoro, quindi in piedi, alla scrivania, tutte quelle posizioni che possono rieducare, andando un po' indietro rispetto a quella che era la posizione errata che ha portato a questa alterazione, e quindi riportandolo nella posizione ideale, e quindi rilassando uno la muscolatura del collo, che molto spesso può portare poi a mal di testa, emicranie, fare muscolotensive, a cervicalgia, quindi magari uno si sente che si addormenta il braccio, o mentre lavora, o mentre sta alla scrivania, o addirittura mentre dorme. Ci sono pazienti che dicono: dottore, ma io mi sveglio tante volte che ho il braccio come se non fosse il mio. E certo, tu c'è queste alterazioni, ti ci poggi pure sopra 7 ore, è normale che di conseguenza quell'alterazione svilupperà una serie di alterazioni a catena che portano questi problemi. Ma questo è il gibbo del bisonte? Questo
collegata anche al cibo del bisonte. Detta così è pesante. Ma sai perché? Perché mi prendono in giro a casa, no? Mia mamma, moglie e mia figlia, perché io, loro si stendono a terra e poggiano la testa tranquillamente, e la poggiano ovviamente così. Io per poggiarla devo reclinare, deve aumentare, anziché, visto che lei è portata in avanti, portandola così non può, perché ovviamente quelle vertebre avrebbero troppo contatto, troppo attrito. Allora cosa fa? Aumenta l'iperlordosi cervicale e quindi in realtà non poggia più il collo ma poggia il cranio. Esattamente. Quindi interpone questo sollevando questa zona, quindi ricreando quella curva che in realtà dovrebbe esserci, ma non partendo dalla zona alta, un pochettino più bassa. Adesso facciamo un test, Antonio, fermati che lo facciamo subito, partendo dal gibboso amico. Scrivi un messaggio, fai finta di scrivere un messaggio con questo telefonino. Come fai nella vita, insomma? Tu come così? Lo vedi a questa distanza? Basta che ho visto. No, io lo vedo a questa distanza. Quindi fai così. Allora, vediamo. Allora, posizione Morelli. Va bene, perfetto. Fermo lì. Vado dagli amici Street. Sì, sì. Vediamo come si comportano. Come si comporta Davide. Ecco qua. Vediamo un pochino. Stava due dita questa, io chissà se Maria non ne parlava proprio. Maria con lo sguardo, diciamo. Vediamo un po'. Sono bravi ragazzi, questi si comportano bene o hanno visto qualche puntata? Tutti hanno portato in parte il collo in avanti anziché il telefono verso gli occhi, in maniera un attimino meno visibile, come stavano facendo sto testo, visto, no? Non si hanno avviato, però probabilmente nessuno di loro ha portato il telefono più vicino, no? È come quando noi abbiamo la scrivania, ci siamo alla scrivania, abbiamo il monitor e il computer, difficilmente tutti noi, anche perché tante ore poi è impossibile stare completamente dritti, però se si mette un attimino d'accordo col proprio corpo, tutto sommato ci si riesce pian piano a sistemarsi. Tutti noi pian piano scendiamo, o scendiamo così e quindi di conseguenza poi facciamo così col mouse, oppure c'è qualcuno che addirittura si dimentica di avere la parte posta della sedia e si vuole completamente sulla scrivania e lavora così. Quindi di conseguenza stai così 4 ore, 5 ore, 6 ore, quindi centraliniste o chi batte al computer, grafici, stando così automaticamente è così. In più c'è il neo della pancetta. Certo. L'impossibilità è una cosa così gradevole come però neo, una cosa importante, perché noi abbiamo la tartaruga al contrario, al contrario ci dà l'impossibilità o meno la minore comodità più avanti, siamo più comodi stando più rilassati, no? Certo. Portiamo l'addome in avanti, ci rilassiamo completamente e questo crea naturalmente degli accorciamenti, tecnicamente vengono definiti come accorciamenti della catena cinetica posteriore, cioè accorciamo quella muscolatura al punto che più ci chiudiamo e più ci tendiamo meglio, allora, anche se in realtà poi la cosa mi ha fatto venire un po' di ansia. Se sei mezz'ora con Antonio, così, no, cambia la vita. Io sono stata perché sono sua paziente, quindi va veramente straordinario. Calisomba, che sorpresa, modestamente non sapevo, vedi, è vero che il mondo è piccolo. Quindi veramente fa? Sì. Ah, non è che racconta delle frotte, io pensavo venisse qui in televisione a raccontare. Mi ha risolto anche il problema, quindi A me va. Che la faccia fare la rubrica? Straordinario. Calisomba, che spettacolo. Ma guarda un po'. Posso fare sempre una domanda? Deve fare la domanda, lei è maestro. Invece quella posizione che fa il mondo, quando tu vedi quelle poche volte rare che tu vedi un film a casa e cerchi di identificarti con il divano, quindi quella posizione proprio quella posizione sì che proprio ti sei uomo divano, si sprofonda proprio nel divano a tal punto che poi diventa l'unica cosa col divano, esatto, il sofà, no? Esatto, che dopo quella diciamo quello si chiama divanizzazione dell'essere umano. Quello chiama sprofondamento il divano, che poi e porterà poi il divano pian piano a cedere. Saranno contenti i nostri amici. Quello è un adattamento non più poi in parte del collo, ma della zona della cifosi dorsale, perché in realtà non facciamo altro che poi aumentarla, perché ci chiudiamo, esatto, e scendiamo, che in realtà ci fa stare comodi, no? Uno ci si rilassa, certo, e riesce tutto sommato ad aggiustare il telecomando nel cuscino, sì, però anche quella sta venendo un'idea, nel tempo, tante cose che fanno a Vulcano Buono, si può fare una giornata di piccoli corsi di postura, cosa si crea un angolino, si fanno dei test, perché no, tutti noi facciamo delle cose che ci sembrano che sono diventate naturali e che chiaramente lo sono, ma che poi a lungo andare modestamente ce ne accorgiamo dopo qualche tempo e comincia a dire mia moglie non dorme da
7 giorni che c'ha mal di testa. Lei ha tutta una serie di problemi alla colonna vertebrale. Se non la prendo, la rapisco, le faccio un sedativo, la porto là, la dottore, probabilmente non li risolviamo. Perché poi si rinviano, ma c'ho da fare, certo. C'ho da fare, diventa una catastrofe. In realtà è un'educazione che tutti dovrebbero avere, o in parte anche nel settore cinematografico, il settore televisivo, no? Le modelle vengono, come dire, cresciute abituate, no? A quella postura, appunto, di apertura e di lunghezza. Ma è la stessa cosa, perché in realtà loro hanno, tra virgolette, una cosa in parte positiva e in parte negativa, che è l'altezza, no? Essere più alti in parte è uno svantaggio. Perché? Perché noi purtroppo, ahimè, siamo abituati a dei banchi di scuola che vengono standardizzati per i soggetti di 1,60-1,70. Da troppe generazioni. Cioè, l'italiano si è evoluto fisicamente, è cresciuto. Il banco è rimasto quello, modestamente, ci ricordano quasi le Le stesse scrivanie, no, un'altezza media di 79-80 centimetri, che in realtà... Per un soggetto più grande fisicamente, o ipertrofico che fa massa muscolare in palestra, o perché è alto, in realtà poi è un problema. Il primo problema è che ha le ginocchia che urtano tutta la scrivania. Certo. Il secondo è che in realtà ha le difficoltà a muoversi, per cui la cosa più semplice è rilassarsi. E quindi... Abbiamo dato a Gianmarco Nicelli qualche altra idea, magari. Perché? Perché in un centro commerciale, cioè in un punto dove ci si aggrega, ci sta insieme, effettivamente, anche con una disponibilità, quando si va in un posto così, quando ti sei preso quella mezza giornata, quella giornata di serenità, per tanti motivi ci va, e stai lì, anche mentalmente, una maggiore disponibilità, al relax. Devi stare sereno, devi fare anche di felicità, stai comprando qualcosa, ti stai compiacendo, insomma, un po' di sano shopping. Ah, uno sofà e sta più quieto. E si possono avere effettivamente delle disponibilità diverse anche per accogliere dei messaggi, che è un po' quello che state facendo. No, sicuramente. Come diceva il dottore, credo che i nostri gesti quotidiani spesso siano la sommatoria di tanti piccoli errori dovuti al fatto che non c'è la cultura, la preparazione e l'attenzione, che a lungo andare, no, sommando l'elenco delle giornate col passare del tempo, spesso provocano danni e disagi anche fisici, che poi a un certo punto si acuiscono e diventano... Pensa, alla fine gli consegniamo una scheda, entriamo in questo luogo dove c'è quest'occhio attento di questo signore, allora ti invita a fare una serie di cose, alla fine ti esce, sta inguaiato. Diciamo come... No, in realtà mi collego subito a quanto detto con lui, e l'abbiamo detto la prima volta che sono stato qui ospite, noi siamo ciò che facciamo e ciò che mangiamo, quindi il risultato della nostra vita fa sì che il nostro corpo abbia un'evoluzione nel tempo. Me lo ripete sempre, come mai? Ogni volta che mi vedi mi fa questo discorso, questo signore, ragazzi. Voi che, insomma... Ciò che mangiamo. Ciò che mangiamo. Ma perché guarda sempre me? Ma non ho capito. Ma questo è Feuerbach, qui andiamo nel mondo della filosofia. Sì. È da lungo tempo. Allora, vedete che bell'oretta abbiamo organizzato. Simpatica, ma anche molto profonda come argomenti. Anticipiamo un attimo quello che vedremo per quanto riguarda Opportunity. Con questa bella cosa che si chiama Street contro la camorra. Ce ne va da Maria, così impara a fare l'organizzatrice. Tanto questo se no attacca. Non allora, Street contro la camorra è l'evento annuale di Opportunity, no? L'anno scorso era 2 euro a piacere contro la camorra, quest'anno Street. Street come stretto in napoletano e street come strada in inglese, quindi strada stretta, che in realtà è anche il vicoletto dove noi abbiamo il bene confiscato, no? È una strada stretta dove c'è il bene confiscato. E street come siamo stretti, cioè abbracciamoci stretti, no? Come spesso dicono anche i bambini lì alla sanità, abbracciami stretta. E in realtà è questo, diciamo, il senso che vogliamo dare alla serata. Vogliamo stare uniti per una causa forte. E in realtà per questa causa forte ci hanno sostenuto veramente tantissime persone. Infatti la serata non sarà solo diciamo una serata spettacolo, perché ci sarà il concerto di Tommaso Primo, ma ci saranno anche tantissimi stand di persone che ci hanno sostenuto, come Marco Infante, Ciro Poppella, quindi ci sarà il meglio, no, della pasticceria napoletana e anche della cucina napoletana. Infatti ci sarà Isabella Deschamps, che è campionessa della pizza fritta, ci sarà Salvatore Di Matteo,
con le frittatine, e questo è stato un ottimo riscontro. Che una serata, una serata complicatissima. La serata è street, ma non si ma esce, siamo larghi larghi, ma larga larga però. Scusa, ma Maria, allora vedi, poi dici ma tu vieni sabato, ma tu vieni, il cibo è aggregazione, il cibo unisce. Anche Gianmarco, che naturalmente street, quando ci verrà a trovare uscirà un po' meno street. Sì, ecco, diciamo. È impegnativo rimanere street. Una serata impegnativa. Dunque, l'idea di questi ragazzi è straordinaria. Allora, piuttosto che cercare dei grandi sponsor, ovvero qualcuno che gli porti tanti soldi, hanno veramente reso comune questo bene. Cioè hanno chiesto alla gente, lo scorso anno erano 2 euro, no? Hanno chiesto 2 euro. Ti va di darci 2 euro? Certo. E quindi, piuttosto che trovare uno sponsor da 20.000, hanno trovato 10.000 sponsor, 10.000 piccoli sponsor da 2 euro. Bellissimo. E siamo diventati il progetto con più donatori di tutta la storia della Fondazione Banco di Napoli, certo, ma anche quelli con la media più bassa. Certo. Perché veramente la gente, certo, ci donava. Devi donare. Come? Devi donare, no. Sì, non meri donare, esattamente. Per questo è stato un esperimento meraviglioso, cioè, sono arrivate donazioni da Miami a Londra, dal nord Italia, voglio dire alla Sicilia, e la cosa meravigliosa è stata questo, che abbiamo riscontrato non tanto un progetto che riesce, ma una grande comunità che ha creduto ad un piccolo sogno, certo, che poi peraltro, diciamo, io sono un parente di una vittima innocente, mio nonno aveva un capannone ed è stato ucciso per essersi rifiutato di pagare il pizzo, e per me è stato bello sentire che questa storia non era solo una storia personale, ma è stata una storia che in qualche modo una grande comunità ha riconosciuto, ha incoraggiato, ha detto noi crediamo in questa storia di riscatto. Dobbiamo andare in pubblicità per due motivi principali. Il primo è che dobbiamo andare in pubblicità, e il secondo perché gli si è ammosciato il microfono e quindi può parlare per altre 3 ore, c'è un problema di postura al microfono di Davide che noi risolviamo stando attenti alla pubblicità ma anche attenti al suo microfono. Tra 2 minuti torniamo. Va bene. Le 12.05 sempre in diretta, le 12.30 C8 Gourmet, subito dopo andremo nello specifico di un tema del dottor Pacilio, cioè l'allucevalgo e la metatarsalgia. Perfetto. Esatto. E la camicia Tony Manero che mi aiuta, mi dà questo sprint in più. Oggi sono molto Tony Manero. Sì, molto, molto. Potrei anche tentare delle cose, ma poi ci resto. Vabbè, tenga a Pacilio, mi riaddrizza eventualmente, mi ricompone. Allora, torniamo da questi due scugnizi, Davide ed Enrico e Maria Prisca. Davide, intanto ricordo che lui è presidente dell'associazione Opportunity, ma è stato uno dei più giovani presidenti di associazioni, che è 18 anni, a 18 anni era già presidente. Bello. Adesso è Vicchiariello, quindi viene naturale. Vabbè, senti, ci avete inviato un video, dura 4 minuti, ma io me lo voglio vedere. Sono 4 minuti, diciamo così, di... che però presentacelo, se lo vediamo. Sì, è un grande esperimento, si chiama Una grande comunità contro la camorra ed è, diciamo, un video che abbiamo realizzato, uno spot con tanti volti noti di Napoli, attorno all'idea che Napoli, diciamo, non sia camorra, Napoli non è quello che troppo spesso viene raccontata, non è solo cronaca nera, eccetera, eccetera, ma Napoli è la città della bellezza, della cultura, il Palazzo Venezia, i Palazzi di Iorit, è un luogo incantevole, un mix di culture, e noi pensiamo e vogliamo raccontare che questo sia Napoli e che quindi la nostra Napoli, la nostra città, la camorra la ripudia. E c'è una grandissima maggioranza di napoletani che vuole raccontare questa città e che vuole veramente mettere le mani davanti rispetto a questi criminali che sparano nelle piazze, che sono disposti anche a ferire una bambina, come è successo nel caso di Noemi, e che non solo non rappresentano la nostra città, ma sono la vergogna della nostra città. Ci guardiamo questo video con molta attenzione e poi vi faccio fare un giro a Vulcano Buono, quello serio, voglio andare a capire che stanno combinando. Prima il video. Rientriamo, proviamo a registrarlo perché evidentemente l'audio non andava bene e ce lo giochiamo tra qualche minuto. No, era evidentemente uno sgancio dell'audio. Vabbè, facciamo prima il giro a Vulcano, non è che insomma, per fortuna questo programma ci permette di fare le cose così. Ah, senti Morelli, vabbè, abbiamo fatto questa grande cosa e adesso ci godiamo l'estate? D'estate faccio qualcosa di buono? Non ci credo, no. Conoscendosi non ci credo. Se ci vuole ancora tempo, no? Appunto. Ci mettiamo qualche altra cosa di simpatico. Quindi andando al Vulcano Buono, a parte questa straordinaria Vulcano Buono, iniziativa. Adesso loro hanno tante iniziative ancora. Spettacoli, insomma, d'estate c'è modo di andarsi a divertire. Assolutamente sì.
insomma c'è tanto, veramente tanto, è un centro che fa tantissimo. Senti, per te è un'esperienza un po' particolare, io ho conosciuto, ho conosciuto il maestro Morelli che andava veramente reclutando giovani per fargli cantare, e quindi andava a reclutare ma veramente quartiere per quartiere, zona per zona, e più stavano inguaiati più ti piacevano. Sì, sì, ma l'idea è quella di portare... E la strada dice, no, questo l'ha preso da un boss, dai, bravo, bravo, bravo. Ma insomma uno bravo in una situazione normale, no, ecco, no, diciamo, no, no, no. Non ti è mai passata per la testa. No. E quindi in realtà tu sei abituato veramente... A lavorare con i grandi numeri. Esatto, e poi qui c'è stata questa esplosione di questa idea. Qua abbiamo portato questo format ai band, che è un format Mediaset che dà la possibilità ai giovani talenti, cori, orchestre, big band, orchestre di chitarre, insomma, di fare questo. Perché poi in realtà uno dice, ma a Napoli, ma quanti cori, orchestre, big band ci possono stare? Enorme. Tu dici, vabbè, saranno una, due, tre, e invece sentite che meraviglia. No, sono migliaia di ragazzi che sono arrivati, ma c'è da dire una cosa, che... Noi siamo stati bravi a... Come dire, a sì. Sentiamo un attimo, così, sì. Diamo un orecchio, sì, oltre che un occhio, e poi torniamo, perché... Che goduria. Dicevi, alla fine migliaia di ragazzi. L'idea che poi è stata con il dottor Nicelli è quella di fare in modo che la regione Campania ha il più elevato numero di licei musicali. Non c'è regione che abbia una quantità di studenti come la nostra. E non è un caso che la Campania è, secondo me, la terra più talentuosa d'Europa. Certo. Detto questo, abbiamo portato tutto questo mondo giovanile delle orchestre, dei cori, di tutte le scansioni possibili a Vulcano Buono, a partecipare ad un format gratuita, cioè in maniera gratuita, non hanno pagato un soldo. Bravo. Le persone selezionate andranno direttamente in trasmissione e troveranno ovviamente il loro spazio televisivo per esprimere il proprio talento in un centro di grande bellezza. E quindi abbiamo coniugato la bellezza del posto, il food, l'acquisto, la cultura e i giovani in un mix veramente unico e speciale. Poi se posso dire, il maestro Morelli è stato bravissimo perché ha creato condizioni di estrema professionalità, quindi diciamo ha creato un palco molto vicino a quello dei ragazzi su cui poi avranno la possibilità di esprimersi nelle fasi successive per tutti questi eventi, che poi le fasi finali sono nell'ambito televisivo, e come avete avuto modo di vedere l'esperienza del maestro ha permesso di ricreare un set che è quasi analogo a quello finale, che poi diventa oggetto della performance dei migliori artisti, su cui peraltro il maestro è molto confidente, perché diciamo i ragazzi individuati proprio a conferma della ricchezza di questa regione hanno fornito fin da subito prove estremamente valide. Se l'aspettava Nicelli? Ma sicuramente, perché il maestro Morelli, quando abbiamo elaborato il progetto, è un uomo molto concreto, e le analisi che abbiamo fatto è anche piuttosto quindi travolgente. È stata solo, non è una sorpresa, ma direi una piacevolissima conferma del grande lavoro che ha fatto. Sicuramente è più una conferma che una sorpresa, ma il risultato, come si vede, penso che sia molto positivo. Il problema è che se è accaduto quest'anno e ha avuto dei risultati, ove mai dovesse ripetersi, e quello si amplifica esponenzialmente, perché il passaparola funziona, perché ci sono stato, perché è giusto, perché succede, perché avviene, la possibilità. Ma guarda, adesso, per carità, andranno avanti, diventeranno campioni del mondo, bene, però per un artista l'esibizione è un punto fondamentale, è tutto. Dare questa possibilità per tanti di questi ragazzi è il risultato. Si stanno esibendo, si stanno esibendo davanti a un pubblico in un contesto professionale. Ah, bravi, gratis. Sì, è vero. Secondo me adesso l'ulteriore passaggio dovrà essere quello di far esibire le persone semplici, ma in maniera non soltanto musicale, artistica, cioè una sorta veramente di, vuol dire, Vulcano's Got Talent, che tu fai le persone, dai un premio e la persona che viene si esibisce in quello che vuole. Secondo me è la cosa più bella, a questo punto diventa veramente ancora più suggestivo, perché
non coinvolge soltanto il musicista, il cabarettista, ma coinvolge anche la persona semplice, anche una corrida. Tu immagini la fortuna che ha avuto la corrida, che stanno riproponendo adesso quella con Corrado, no? Cioè ci sono delle forme di spettacolo veramente interessanti, che poi viene dato a tutti in maniera gratuita, questa è la cosa bella. Poi c'è un tema, se posso aggiungermi, cioè, questo è così, qua è così. Che è la possibilità di poter accedere a un sogno, no? L'opportunità, certo, di dire, certo, è possibile che io ce la faccia. Certo. Allora questa cosa, soprattutto per tanti ragazzi delle periferie, no? Certo, delle nostre zone, non esiste. L'idea che in qualche modo voi invece riuscite a darla è meravigliosa. Allora, abbiamo recuperato il video, ce lo godiamo, dai, poi andiamo alle conclusioni di questa chiacchierata. Nel frattempo scalpitano gli amici di Otto Gourmet con Titta Masi e subito dopo scalpita l'alluce del dottor Pacilio. Però ecco il video di cui vi stavamo parlando e che riusciamo forse a vedere, sì, adesso. C'è una bellissima frase di Paolo Coelho che dice: soltanto una cosa rende impossibile un sogno, la paura di fallire. È proprio così. In amore, in seduta d'esame o davanti alla tua famiglia, non conta dove, il solo pensiero di fallire di nuovo un sacco di volte ti blocca, ti paralizza. Così, pur di non sbagliare, pur di non soffrire, pur di non fallire, cominci a non fare più, ti fermi. Anche davanti alle opportunità, ai sogni, ai treni che passano, ti fermi. Ti pare che sia ingiusto, è troppo pesante, è troppo doloroso ripartire. Così, per paura delle onde alte e del mare in tempesta, lasci la tua nave nel porto. Al sicuro, certo, ma non è per stare ferma in un porto che la nave viene costruita. È per osare, per sfidare il mare della tua vita, per cogliere le opportunità che sei qui e non altrove. Opportunità è una parola bella, che mi ricorda il viaggio, perché viene dal latino, da ob portum, cioè dal porto, e indica tutto ciò che dal porto può succedere se ti rimetti in mare, tutto ciò che puoi incontrare e i sogni che puoi raggiungere. Lo so che fa paura partire, osare ti spaventa, esporre il tuo sogno alla luce ti mette ansia, ma è l'unico modo che hai per costruire qualcosa di meraviglioso. Osare. Se non avessimo osato, noi per esempio non ci saremmo conosciuti. Non avremmo conosciuto Umberto, Francesca, Davide, Maria Pia. Non avremmo conosciuto Pasquale, che per restituire ai bambini del Rione Sanità un locale che era della Camorra, ha lavorato gratis anche di notte. Come Jessica e suo padre Mino, che per il nostro sogno impossibile, in un bene confiscato alla Camorra, hanno costruito scaffali, sedie e scrivanie con materiali di scarto. Così come si vede fare in TV, in quei programmi americani. Loro però erano a Scampia. Non avremmo conosciuto Antonio, 18 anni, che ha raccolto 24 euro con i suoi compagni di classe e me li ha portati, avvolti in un fagottino, fin sotto casa, pur non conoscendoci. Noi volevamo solo ristrutturare due locali che erano stati della Camorra, volevamo solo restituirli ai più piccoli e ai più poveri della città, volevamo solo onorare la memoria di nonno e di tutti quelli che non ci sono più per mano della criminalità organizzata. Così abbiamo lavorato insieme, camminato insieme, pianto insieme. Ma più aprivamo il cuore, più condividevamo il nostro progetto, più mettevamo alla luce il nostro sogno, più ci accorgevamo che stava accadendo qualcosa di più. Davanti alla Camorra che impoverisce, che minaccia, che spaventa, che uccide, c'era una grande comunità col coraggio di osare. E noi per la prima volta la vedevamo immensa, forte, eversiva. L'abbiamo vista osare, ribellarsi, credere. L'abbiamo vista stringersi attorno al nostro sogno. L'abbiamo vista donare, riqualificare, progettare e restituire due beni confiscati proprio a chi dalla Camorra era stato impoverito. L'abbiamo vista quella comunità ribelle, quella che si sente moglie di Giuseppe, nipote di Lucio, sorella di Palma e parente di ogni vittima innocente. Noi l'abbiamo vista, ma adesso vogliamo farla vedere a tutti. Perciò dobbiamo osare di nuovo. Perché è solo un caso che sia stato ucciso Giancarlo, che aveva questo difetto di fare il giornalista giornalista. È solo un caso che siano morte per un proiettile vagante Silvia, che riaccompagnava suo figlio a casa, o Annalisa, che giocava in strada. È solo un caso che siano stati sparati Mimmo Beneventano, che si oppose a Cutolo, o Marcello Torre, che regolarizzò l'assegnazione degli appalti a Pagani. È solo un caso
che ci siano stati loro, ma è una scelta che ci siamo noi oggi a onorarne la memoria. Questa nostra terra non è terra di camorra, questa nostra società non è omertosa, non rimane in silenzio. Questi nostri quartieri non sono complici di chi li sta uccidendo, non dimenticano. Napoli è anticamorra, è città solidale, è terra accogliente, è patria ribelle. E noi che siamo figli suoi lo vogliamo dimostrare ora. Vogliamo onorare la memoria di chi non c'è più e il futuro di chi non c'è ancora. Vogliamo dimostrare che Napoli ripudia la camorra e che da Napoli, proprio da qui, dalla terra dove vollero morire Leopardi e Totò, dalla terra che ospita i Caravaggio e il Cristo Velato, dalla terra di Palazzo Venezia e dei palazzi di Iorit, può nascere oggi la più grande comunità contro la camorra, che usa proprio la bellezza e l'identità contro la bruttezza e la criminalità. Ve lo immaginate se adesso, dopo aver visto questo video, accadesse davvero, così che tutti potrebbero vederla? Ve lo immaginate se realizzassimo insieme il più grande esperimento sociale contro la criminalità organizzata? Saremmo uno, poi 10, poi 1000, finché non riusciranno più a contarci. Saremmo una grande comunità contro la camorra che ha deciso di osare, di rimettere in mare la propria nave, di far vincere il coraggio e la speranza sulla paura e la rassegnazione. Basta togliere gli ormeggi, basta condividere un sogno, basta dimostrarlo che ci siamo, che siamo tantissimi contro la camorra. E oggi, per dimostrarlo, basta un click. Grazie a Davide e a Maria. Bravi. Forza. Grazie a bravi. Voi anche per averci dato la possibilità di raccontare bravi. Questo, ma voglio dirvi solo questo, che quello che è successo nelle ore immediatamente dopo è qualcosa di meraviglioso. Non soltanto per quello che ha fatto questo video, che in 3 giorni 100.000 visualizzazioni, è stato stra-ricondiviso, ma soprattutto per i messaggi che ci sono arrivati dopo, delle persone comuni, normali, che si sentono parte di questo sogno. E poi la cosa che mi ha commosso e toccato di più sono stati i messaggi dei familiari che hanno perso chi un nonno, chi un padre, chi una madre. Mi ha colpito il messaggio di Emanuela, per esempio, di, non so, Paolo Siani, no, che ci hanno scritto in privato, e chi ha perduto per davvero un familiare lo sa cosa significa, e sa anche che non c'è posto che possa tutelarti, non c'è quartiere nobile o per bene dove, diciamo, non influiscano queste cose. Carmela Sermino, tanto per fare un esempio, è una donna che ha perso il marito durante la notte di Capodanno perché un clan che sparava per una stesa ha colpito nella finestra di casa loro, dove stavano festeggiando, il proiettile ha ucciso il marito che festeggiava. Questo significa che, come nel caso di Noemi e come in tanti altri casi, la camorra, che è un cancro, va estirpato in maniera molto chiara, va combattuto in tutti i modi possibili. Il fatto, lo dico perché vi ho ascoltato oggi, che lo facciate anche voi, infatti, in modo così bello, infatti, dando opportunità ai ragazzi e alla nostra terra, testimonia questo, che c'è veramente una grande comunità contro la camorra. Investe ogni giorno su bellezza, cultura e opportunità. Gianmarco Nicelli, questo è il motivo per il quale vi legavate in questo programma. Sembra sempre un caso. A volte facciamo dei piccoli casi, altre volte, per fortuna, oggi tantissime, altre volte sì. Però, insomma, la bellezza. Facciamo delle cose. È proprio questo, no? Il fatto che voi state facendo delle cose per i napoletani che sono gratuite, che sono aperte a tutti, è assolutamente sullo stesso piano. E il fatto che una televisione che giustamente trasmette degli spot, se no non si può parlare di queste cose, che è un centro commerciale che ovviamente deve fare dei numeri, però pensino anche a condividere la loro attività con questo. E questo vi dà il merito, il motivo per il quale... Cioè, faccio i complimenti al Presidente, perché il video e tutta l'iniziativa è di grandissimo impatto e valore sociale. E credo che sia sempre più importante che tutta la comunità sociale, anche economica, metta insieme le forze migliori per dare contributi in questo senso. Anche noi, nel nostro piccolo, per esempio, abbiamo avuto un evento con le forze armate. Bellissimo. Proprio per illustrare anche le opportunità che derivano, e credo che sia importante soprattutto alle persone più giovani offrire che nella vita, anche quando si parte in condizioni difficili, in realtà il ventaglio di opportunità che ci sono sia estremamente ampio, no? Perché, come diceva giustamente il vostro servizio, a
tutti, no? Aspettano un viaggio da fare, e le mete che si possono raggiungere sono molto ampie, anche se certo le barche o i mezzi che utilizziamo purtroppo non sono confortevoli per tutti, insomma. Però le opportunità dei porti da raggiungere sono estremamente ampie. Allora, voi non sapevate di essere insieme in trasmissione oggi, ma come vedete ci siete insieme intanto. Certo. E intanto, ovviamente, ripeto, ognuno nel suo settore, ognuno nella sua. Incredibilmente non ci azzeccava niente, ma abbiamo scoperto che Pacilio ha curato Maria, straordinario. queste sono piccole magie che poi alla fine funzionano, perché noi siamo, no, come tra gli amici, caro, ci si incontra, certo. Come va, come non vai, vista Achille, che guai, no, invece qui è andato bene. Cioè, è il nostro quotidiano. Secondo me, se tutto questo in qualche modo riesce a stare insieme, come succede anche qualche volta con magia qui a Canale 8 nel mattinotto, è una santa cosa, bella e conveniente per tutti. Per cui veramente grazie per queste iniziative, grazie. Con quest'occhio ai napoletani, ai giovani, ai campani. Io poi, insomma, sarà un fatto di dimensione e d'età, io continuo a dire ai giovani di tutte le età, e io so che questo signore ci tiene tanto a questa cosa, perché insomma uno finché sogna voglia di fare delle cose, è sempre guaglione, se lo riduciamo a un fatto anagrafico, insomma, che faccio, non ne vaga a trovare, no, devi venire a San Giovanni, perché noi con Street Street abbiamo dato un'opportunità a un quartiere dimenticato di Napoli, che è San Giovanni, che è il quartiere degli invisibili, ecco. E anche la proprietaria della struttura che ha dedicato la sua vita ai bambini e ai ragazzi di San Giovanni, che è Carmela Manco, la struttura è la struttura di Figli in Famiglia Ollus, che conosci, penso. Sì, esatto, e noi la faremo lì, Street Street, quindi abbiamo dato veramente spazio il 21 giugno a San Giovanni a Teduccio, In un'ex fabbrica abbandonata, quindi questo ti dice un po'. Recuperiamo, portiamo la bellezza lì dove non c'è luce. Soprattutto l'obiettivo finale è quello di far andare in vacanza bambini che non se lo possono permettere, continuare le attività nei beni confiscati, e poi soprattutto quello che fa Carmela lì a San Giovanni a Teduccio con i bambini, insomma, la falegnameria, l'opportunità per chi non ne ha. Quindi, insomma, grazie a Davide D'Enrico, a Maria Prisco, presidente di Opportunity, organizzatrice di Street Street, come lei ci ha ben spiegato. Pacito, lei resta qui. Resto qui con voi. Assolutamente, che dobbiamo metterci a posto. Adesso parliamo di cose. Ok, ben trovato. Otto, com'è? Io mi organizzo un paio di malanni così. Me li metti a posto rapidamente. Carlo, noi ci troviamo e ci rivediamo appena possibile, abbiamo questa condivisione. Complimenti veramente a te, ma di cuore, al Canale 8. Ma che, e grazie veramente a Gianmarco Nicelli, l'amministratore delegato di Vulcano SBA, perché ci siamo raccontati che abbiamo voglia di fare tante cose, certo, in una direzione che deve essere quella. Grazie a voi per questa bellissima testimonianza. No, ma veramente, vedremo volentieri. Allora, io Street a Street non lo posso presentare, ma la corrida anche gratis. La corrida, sì. Io il mio mito è Corrado, per cui, insomma, io nasco Corrado e... Anche se assomigli più al maestro Pregaddio. Signore e signori, mattinotto, che meraviglia. Allora, Titta, a te le belle cose, ci ritroviamo subito dopo con 8 Gourmet.